Si sono appena spenti i riflettori sulla nona edizione del Premio Beatrice 2023. Il nostro ambasciatore Andrea Evans, il milanese meraviglioso, in maniera molto leggiadra c'era e come un ballerino si è mosso tra i grandi ospiti della serata e ha raccolto e ha fatto la sintesi in maniera, diciamo, da prima parte. Verona, alle mie spalle l'Arena. Questa sera ci attende una bellissima serata al Teatro Ristori, una serata di solidarietà. Giusto anche quando mi sbaglio, tutto sembra un bel sogno, per questo bisogno di te, per essere felice, per essere sicura che ho solo una vita e non una vita sola. Premio Beatrice con Paolo Vallesi. Beh, in questi casi è sempre difficile presentare un ospite come te, perché alla fine della fiera tutti sanno chi sei e la tua musica è stata colonna sonora nella vita di quasi tutti noi. Dico quasi perché c'è qualche anche più giovincello che si sta approcciando al mondo della musica. Senti, premio Beatrice è un premio davvero molto importante, ti sei seduto lì a quel pianoforte e hai fatto esplodere una sala. Beh, sono stato facilitato con una sala così calorosa, accogliente, e io sono legato al premio Beatrice perché la prima volta che ho fatto nel 2013 era il teatro, era completamente diverso. 10 anni ne ha fatta di strada, è diventato grande con dei grandissimi ospiti, un piacere ancora esserci, è un piacere aver contribuito a una serata che si annuncia veramente bella. Sempre qui dal Teatro di Verona per il premio Beatrice un ospite davvero molto importante. Lei è la signora Margherita, la mamma di Nadia Tofa. Lei è portavoce di un messaggio davvero molto importante, con una grande energia e una grande forza. Margherita, secondo anno, quest'anno diciamo un pochettino sotto un altro aspetto. L'anno scorso era dedicato a Nadia, quest'anno comunque sempre ospite qui, sempre pronta per continuare a chiedere. Sempre, non smetterò mai, me l'ha chiesto Nadia, 2 anni sono stata con lei, mi ha preparato queste cose, mi ha lasciato tante cose da fare, mi ha detto mamma io non posso, devo andarmene, non vedi come sono ammalata, tu devi continuare quello che io ti ho lasciato da fare, quello che io ho fatto finora. Devi lavorare, raccogliere per gli ultimi, per i poveri, per quelli che non hanno parola. E quello che sto facendo, ho raccolto i suoi testi, ho stampato magliette, mi invento delle cose a volte, si fa di tutto, poi ci sono tante idee che vengono fuori e pian piano siamo riusciti a raccogliere veramente tanti, tanti soldi. Ma i soldi comunque servono sempre, la ricerca ha bisogno sempre di figure. La ricerca non ha una lira, la ricerca di malattie rare, la ricerca dei tumori al cervello che dicono che sono rari, mica vero, ha bisogno di tanti soldi. Il neuronavigatore che abbiamo regalato agli ospedali civili di Brescia serve per le operazioni al cervello, in maniera che il chirurgo veda sullo schermo dove va a mettere le mani. Questa è una cosa importantissima. Siamo qui con Simone Cristicchi e Amara. Beh, so Simone, è un progetto questa sera assieme che vi ha visto questa sera protagonisti, ma non solo qua al Teatro Ristoro, perché sarete in giro per un tour. Sì, esatto, siamo in tournée con Torneremo Ancora, che è un progetto dedicato alla musica mistica di Franco Battiato. È un concerto che abbiamo inventato insieme, che sta avendo un grandissimo successo in tutte le città d'Italia, e siamo felici anche di annunciare che saremo al Teatro Olimpico di Vicenza, che dicono che sia il teatro più bello del mondo, e quindi è un grande onore per noi portare il messaggio di Battiato in questo momento storico che abbiamo davvero bisogno. Assolutamente sì, avere cura della nostra anima, e tu doni sempre il tuo sorriso, il sorriso di Beatrice, perché ti vediamo ogni anno impegnata qui con la famiglia Davoli per questo grande messaggio di solidarietà, insomma, e di aiuto anche alle persone bisognose. Sì, assolutamente, non so, penso che ci siano delle condizioni dove si crea un'empatia, una confidenza, un'amicizia, un affetto, quindi anche se in prima persona pare che non ti riguardi, in verità no, c'è un collegamento, quindi se si può sostenere, se si può aiutare, anche solo con la presenza vicino alle persone che amano, hanno amato e che hanno realizzato questo, è importantissimo per me esserci sempre. Lo vediamo al cinema,
lo vediamo in televisione in compagnia di Elettra Miura Lamborghini, e questa sera lo vediamo al Premio Beatrice. Certo, grande emozione, perché sono qui con i grandi musicisti, i grandi maestri, Gavandelli, Chistichi, insomma, stare dietro il camerino con loro è bellissimo, perché poi loro sono forti, sono grandi, quindi mi sono sentito bene, mi sono sentito a casa, mi hanno insegnato tante cose, e la serata è stata grande, è stata una serata molto emozionante, e quindi per me ho fatto anche fatica, perché far ridere dopo tutte queste situazioni, dopo che ha parlato la mamma di Nadia, mi ricordo, poi va verso Bruno, e quindi mi sono un po' commosso, e quindi dovevo concentrarmi, fare questa concentrazione, però comunque noi siamo portatori di allegria, siamo il riso, come dice Cibotto, fa buon sangue, e poi comunque il riso è un'antica ricetta medica, no? Quindi io sono un dottore del sorriso. E con noi la mitica numero uno, che bello vederla tutti gli anni, lei che si presta sempre alla solidarietà, Deborah Jurato. Ciao Deborah. Grazie, ciao a tutti. Sono veramente felice di stare qua insieme a voi per il secondo anno. Poi è bello, insomma, regalare anche attraverso la musica un po' di solidarietà, un po' di amore, di leggerezza. Siamo con colei che è stata un po' la dea della fortuna, la benefattrice di questa sera, una nota influencer, con noi Giorgia Carniti. Ciao Giorgia. Ciao Andrea. Una bella serata di solidarietà. È la prima volta che tu partecipi al Premio Beatrice. Come ti è sembrato questa sera? Ma devo dire che è una serata bellissima, hanno saputo sfruttare a pieno la tematica e parlarne molto molto bene. E non appena mi hanno parlato di questo evento mi ha toccato il cuore, perché io ho perso mia nonna per un tumore, un raro tumore alla cornea, perciò ho detto no, dovevo presenziare per forza. La ciliegina sulla torta di questa sera, un Premio Beatrice che di anno a anno cresce sempre di più. Devo dire, caro Rino, un messaggio che sta diventando, secondo me, si sta ampliando sempre di più, perché è nato con il sorriso di Beatrice, però stai parlando di molte tematiche, no? Malattie rare, tante cose. Guarda, io ti ringrazio intanto di essere presente come ogni anno. È vero, io quest'anno, credo, ne parlavo prima con i miei collaboratori, dal punto di vista qualitativo ed emozionale, secondo me è stata la più bella edizione, veramente la più bella edizione. Abbiamo vissuto dei momenti da brividi, ma senza voler scendere nella retorica. E poi è vero che quest'anno come format è stato ancora più completo, perché l'intervento di Stefano Buttafuoco con il discorso delle malattie rare, la toffa, la casa sollievo della sofferenza, tutti, e poi Massimiliano Secchi, secondo me è stata una vera lezione di vita, quindi soddisfatto, non posso che essere soddisfatto, e sperare che ogni anno, grazie anche al supporto di tutti voi, perché poi questa è una grande famiglia dove ognuno di noi, compresi voi, le altre radio, i collaboratori volontari, ognuno ci mette del suo, e quando ognuno ci mette del suo tutto diventa più bello e più forte soprattutto. Abbiamo aspettato tanto, ma alla fine finalmente ce l'abbiamo fatta, perché bisogna sempre resistere nella vita. È lui o non è lui? Peggio, poteva andare peggio, sono tornato. Popolo di Striscia! Popolo del Ristori! Luca, è il secondo anno? Sì, secondo anno da presentatore, prima da premiato, e devo dire sono molto contento. È stata una serata di un'intensità impressionante, storie incredibili che si sono manifestate nella loro drammaticità, con tante persone che però hanno avuto la bravura di trarre dalla drammaticità di malattie, di patologie, di situazioni terribili la grande forza per far partire un processo di sostegno sociale incredibile. Dal Teatro Ristori è tutto, Andrea Evans, Luca Abete per TG Evans.